L'invasione dell'impero russo segue l'inizio della fine dell'era napoleonica. L'incendio di Mosca, la terribile ritirata nell'inverno, la sconfitta di Borodino preparano il terreno per la vittoria austro-russo-prussiana di Lipsia e la conseguente abdizione di Napoleone. Tale epopea fornisce il tema di questa grandiosa musica in cui corali ortodossi e danze di contadini si mescolano ad echi della Marsigliese e dell'inno imperiale zarista, sapientemente accostati dalla genialità del grande compositore russo. La versione stasera presentata è una trascrizione e rielaborazione ritmica dovuta allo statunitense Seth Taylor. Ouverture 1812 di Tchaikovsky, arrangiamento Seth Taylor, dirige il maestro Telloli. Evviva! Non ce la possiamo fare, non ce la fa. Suonare come un organo, come un organo, un certo gruppo come il tuo, il quale dobbiamo mostrare tutto il mondo, d'accordo? Ma oggi emerge di per sé, e io non so se è marito, so se no.
Il grande compositore ceco Antonín Dvořák ottenne all'apice della sua fama la cattedra di composizione presso il Conservatorio di New York. Era la fine del XIX secolo e la musica si apprestava ormai alla radicale svolta che di lì a poco l'avrebbe condotta verso nuove atonali espressività. Questa grande sinfonia rappresenta dunque una sorta di congedo dalla prassi compositiva ottocentesca e si affaccia contemporaneamente verso nuove sonorità. Le rielaborazioni sono di Stephen Bulka e Patrick Rosiel. New World Symphony, tema del secondo movimento e del finale di Antonín Dvořák, arrangiamento Stephen Bulka e Patrick Rosiel, dirige Gianca. Gianca? Rilassati, Madonna Santa, che gli dietro, non vedete la morte. Tranquillo, tranquillo che va bene così. Allì, grazie. Largo e finale. Avant le largo, je ferme, e un quarto finale. Allora. Andiamo? Le onde. Thank you.
prima di presentare l'ultimo brano della banda musicale di Courmayeur LaSalle, ricordiamo che i concerti proseguiranno domani, domenica 8 marzo, auguri a tutte le donne, a partire dalle ore 16 con l'esibizione della banda musicale di Pont-Saint-Martin, del gruppo filarmonico di Car e della società filarmonica di Verres. Al termine dei concerti pomeridiani è prevista verso le 18 una conferenza durante la quale i commissari illustreranno le impressioni generali sui concerti ascoltati e sul contesto bandistico riscontrato in Valle d'Aosta. Dalle ore 21 si esibiranno invece le Corps Philharmoniques di Châtillon, la banda musicale di Fénis e la musicappelle La Lira di Issime. Andiamo con l'ultimo pezzo? Andiamo. La comicità francese ha assunto per lungo tempo l'aspetto di Louis de Funès, attore famosissimo negli anni 60 e 70 del secolo scorso. In particolare proprio il film, di cui ora viene proposto un brano della colonna sonora, è rimasto nelle cineteche di mezzo mondo e nella memoria del pubblico internazionale. Le Gendarme de Saint-Tropez, di Raymond Lefebvre, dirige Giancarlo Telloli. Per dirvi sempre che nel suo programma doveva presentare qualcun altro. Mi fa gli scherzi. E l'ultimo pezzo, vi auguro una buona serata, un buon rientro a casa. Vi ringrazio per essere stati con noi e buon ascolto. Grazie di essere venuti, grazie di voler venire alle bande musicali. Vedete, le bande musicali in un posto così importante sono un po' strette, perché la banda musicale in realtà ha bisogno di spazio, ha bisogno della piazza, ha bisogno della gente intorno, ha bisogno di gente che abbia voglia di ridere, di far festa, non del pubblico interessato di concerti. Ecco perché io soffro un po' a fare queste cose, sì. Però sono contento che ci siate stati, sono contento che abbiamo potuto fare qualcosa insieme a voi, sono contento per tutti i miei colleghi, perché so che tutti hanno dato il massimo delle loro possibilità e per tutti, per favore, non chiamateli più musici. E quando io dico musici, a me sono dei bruttini musici, no. Chiamateli musicanti, come quelli della favola di Brema, o semmai, se voi volete, musicisti. Ecco, a nome io credo dei miei colleghi e di tutti i musicisti, i musicanti della Valle d'Aosta. Vi ringrazio per l'attenzione che avete riservato, ringrazio in particolar modo la Commissione d'Ascolto, che ci fornisce ogni volta dei validi strumenti per capire se stiamo andando nella giusta direzione. E basta. Posso dire che sia appoggito, faccio suonare la banda. Così. Grazie. Ale. Ah, non va? Posso portare un maiolino e fare due presenze? Ale, non va? Dirigi qua, là, Se vuoi il problema. Qui non dirigo, non dirigo, sono cavoli vostri. Tata la mano. Andiamo. Thank you.
Grazie.